La seduta del 16 luglio. Ordini del giorno in aula. Iniziato l'esame dei documenti finanziari. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio ha approvato all'unanimità dei votanti un ordine del giorno, primo firmatario Roberto Placido, Partito Democratico, di condanna per la violenza verbale del consigliere Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Il documento invita a esprimersi con forme improntate all'etica pubblica e con rispetto per il prestigio delle istituzioni democratiche. L'Assemblea ha poi approvato un ordine del giorno per avere più insegnanti nelle scuole piemontesi e ha iniziato il dibattito dei documenti dei vari gruppi sull'ipotesi di chiusura del punto nascite dell'ospedale di Carmagnola. In primo piano. In prima commissione, presidente Angelo Burzi, l'assessore al bilancio Gilberto Pichetto ha illustrato i contenuti del disegno di legge di assestamento al bilancio. Fra i vari documenti finanziari, all'esame in commissione, anche la delibera dell'ufficio di presidenza per l'assestamento al bilancio dell'Assemblea, che presenta risparmi per oltre 10 milioni di euro. È iniziato il percorso che porterà il Consiglio ad approvare la legge di assestamento del bilancio della Regione Piemonte, anno 2012. Il Consiglio regionale ha risparmiato nel 2012 10 milioni più del previsto, in buona parte derivanti dal risparmio dei costi della politica, quindi questo è importante perché con questi 10 milioni che il Consiglio regionale restituisce al bilancio della Regione si potranno tra l'altro aumentare le risorse per le politiche sociali, le risorse per la cultura e in altri ambiti di cui il nostro bilancio ha bisogno in questo anno di crisi. La chiusura del punto nascite dell'ospedale San Lorenzo di Carmagnola è l'argomento che accomuna i 4 ordini del giorno illustrati in Consiglio regionale. I gruppi di opposizione hanno criticato la riforma della sanità piemontese attuata nel rispetto delle disposizioni del governo nazionale, mentre la maggioranza ha difeso una politica che comunque non comprometterà la cosiddetta sanità dei territori. La discussione e le votazioni in merito ai documenti sono state rinviate alla prossima seduta. La chiusura del reparto di ostetricia di Carmagnola è un errore. È un errore perché si tratta di un reparto di qualità specializzato nel parto fisiologico e che ha saputo offrire negli anni a Carmagnola un servizio di qualità. 650 parti sono sufficienti per offrire un servizio di qualità. È un errore quello che sta facendo il governo regionale, quello di depauperare gli ospedali territoriali che hanno saputo negli anni offrire servizi di qualità ma anche servizi di prossimità ai propri cittadini per evitare l'affollamento negli ospedali torinesi. Ci dispiace che l'assessore Cavalera non lo capisca. Un ordine del giorno per chiedere delucidazioni rispetto alla chiusura del punto nascite di Carmagnola, in particolare per capire se c'è un margine di discrezionalità della giunta regionale o se è una scelta obbligata. Noi saremmo per salvare questo punto nascite che rispetterebbe i parametri di numeri di nascita all'interno dell'anno solare. Questo provvedimento che si incardina in una riforma sanitaria che la giunta regionale, la regione Piemonte non intende subire ma che intende portare avanti per il bene del futuro del Piemonte e per far quadrare anche i conti di un bilancio sempre più stringente. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il 16 luglio l'ordine del giorno presentato da Gianna Pentenero, PD, e condiviso da numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione per chiedere al Ministero dell'Istruzione 200 posti in più nell'organico del personale docente delle scuole piemontesi. Il documento cita alcuni punti critici della scuola in Piemonte: l'aumento del numero degli alunni per classe, il sempre crescente numero di allievi stranieri che hanno bisogno di percorsi formativi mirati, la maggiore richiesta del tempo pieno nella scuola primaria. Al termine della seduta del 16 luglio, il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, numerosi consiglieri e l'assessore regionale al lavoro, Claudia Porchietto, hanno ricevuto una delegazione di dipendenti e sindacati della TNT Express S.p.A. I delegati hanno chiesto al Consiglio e alla Giunta regionale di agire presso il Ministero dello Sviluppo Economico affinché l'azienda ritiri le procedure di mobilità e si doti di un piano di impresa efficace per poter proseguire l'attività di Corriere Espresso. Ammonta a 3 miliardi di euro il disavanzo reale della Regione Piemonte e quanto emerso mercoledì 17 giugno dal giudizio di parificazione sui bilanci 2012 analizzati dalla Corte dei Conti alla presenza del Presidente del Consiglio Valerio Cattaneo e del Presidente della Giunta Roberto Cota.
Il rendiconto è stato approvato nelle sue linee generali. La Corte ha ordinato di rettificare alcune voci che comparivano solo nello stato patrimoniale, come il debito della sanità. L'assessore del bilancio Pichetto ha assicurato la totale copertura del disavanzo entro il 2014.